Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Se sentite questo rumore, è il gatto. È questo gatto che adesso non fa più rumore. Fa così con la mano e fa rumore. Adesso non fa più rumore. Perché va col sole. Comunque, sentite ogni tanto. Allora, questo video è molto importante, l'ho fatto in via eccezionale, non so quando lo farò uscire, cercherò di farlo uscire se riesco al più presto. Comunque, si vede etichettino il gatto. Allora, mi è arrivata da Luce, dalla Luce, la mi è arrivata da Irene, che è una ragazza che aveva anche un canale YouTube, mi è arrivata questa notizia che Netflix il 27 gennaio ha annunciato che vuole veramente chiudere vuole togliere praticamente l'account condivisi. Scusate, intanto io faccio merenda. Io realmente faccio merenda col cappuccino e in questo caso lei è stata secca. Allora, ha deciso seriamente di chiudere di togliere comunque gli account condivisi. Questa cosa purtroppo ha stravolto tantissime persone e io ho fatto una petizione che vi lascio sotto nella descrizione. Mi raccomando, se potete firmatela, anche se non avete Netflix o cosa, comunque è importante. Io ho cercato di scriverla bene, sono dislessica e non è una scusa. È vero, a volte della fretta, cose non faccio caso a come scrivo. Mi dispiace veramente tanto se ci saranno degli errori ortografici. Ho cercato comunque insieme appunto ad Irene di sistemarla un pochettino, però comunque spero che arrivi il messaggio, diciamo. Allora, io e mia ragazza ad esempio abbiamo gli account condivisi, appunto perché non ci possiamo permettere la cifra intera. Quindi è una petizione che abbiamo lanciato anche perché secondo me va contro gli stessi indirizzi di Netflix fare questa cosa qua, perché perderà tantissimi utenti. In quanto molte delle mie amiche hanno tutti account condivisi anche con molte persone, quindi una persona se non se lo può permettere, tipo io e il mio ragazzo paghiamo mediamente adesso non mi ricordo quanto paghiamo al mese, però mettiamo una quota a testa comunque, se non sbaglio sono sui 7 euro, noi mettiamo 10 euro, mettiamo 5 euro a testa, che è fattibile al mese perché non abbiamo un lavoro stabile, io lavoro ogni tanto quando ho chiamate e tutto, ma anche se non fosse così io non voglio. In teoria, cioè, un conto avessi uno stipendio buono, ma anche in quel caso io penserei alle persone che non possono permettersi, ma comunque vogliono avere Netflix, perché comunque è bello, ci sono i film, c'è tutto, noi apprezziamo Netflix, infatti vedete che facciamo le recensioni e tutto, e me lo guardo anche di là e tutto, però posso capire una persona che dice ok, io voglio avere 40 schermi, voglio avere il full HD, voglio avere tanto, allora in quel caso sì, ok, a quella persona che vuole avere più vantaggi, dategli l'account suo che non può condividerlo, ci può stare, piuttosto limitate le persone che vogliono, che possono permetterselo. Cioè, io ad esempio non me lo posso permettere se mi fate l'account da solo, o riducete i costi e dite ok, l'account da solo costa 5 euro al mese o 4,50 euro, allora dico ok, va bene, mi stai venendo incontro. Quindi la soluzione sono queste. Adesso mi ho fatto questa petizione che spero arriverà a Netflix. L'ho intestata sia alla compagnia di Netflix sia ai due creatori di Netflix. Comunque spero che arrivi da qualche parte. Cercherò di postarla anche per la stampa o qualcosa, in modo che comunque questa petizione venga letta. E voi cercate di firmare, mi raccomando, confermate la firma. Se potete firmate con il vostro nome, il cognome non è importante, potete anche firmarvi Pinco Pallino, non importa. Però per trasparenza devo rendere poi ovviamente i firmatari comunque pubblici, è tutto per trasparenza, perché la gente magari pensa che faccio una petizione che non c'ho tempo da perdere. Comunque cercheremo in tutti i modi di condividerla, io la lascio qua sotto nei commenti e tutto. Se avete problemi chiedete come si fa e tutto, non c'è bisogno che fate donazioni o cose, non me ne frega niente, anzi è proprio una cosa che serve per aiutarci a mantenere comunque per chi ha Netflix a rimanere abbonati senza pagare tanto, anche perché molte persone l'hanno detto, se faranno veramente questo io toglierò l'abbonamento come molte altre, quindi rimarranno solo quelle poche persone che possono permettere. Solo a me dispiace perché veramente penso che sia un po' una cazzata, un po' detta col cuore, perché io Netflix veramente mi ero messa in testa di averlo, di comunque di pagarlo e tutto, cioè lo sto pagando, non è che lo sto rubando. Capisco che Netflix ha tolto la prova gratis perché la gente ci lucrava sopra e mi sta benissimo. Adesso voglio togliere anche questa cosa qua. Stavo facendo la gara della Ferrero per avere il tasso più alto di indice annuale di, diciamo, di somma. Non so, non mi ricordo come si chiama. Praticamente hanno ogni anno c'è un guadagno che hanno.
E adesso c'è sta gara tra la Ferrero e Netflix, che da poco guadagna più Netflix, però facendo così, guarda, Netflix posso dire con il cuore come azienda, coglie a picco, secondo me, perché, ok, ci sono persone che hanno un buon lavoro, se lo possono permettere, ma tanti di noi se lo possono permettere proprio perché ci mettiamo in gruppi o in coppie, eccetera. A me piace Netflix, lo continuo a dire. Quindi io spero che voi firmerete, io devo cercare di convincere voi a firmare, però anche se non avete Netflix, fatelo per chi comunque magari desidera averlo e tenerselo anche magari. Cercherò di far uscire questo video prima possibile. Se avete domande, scrivetele pure tranquillamente qua sotto. Mi raccomando, dovete cliccare nel link che vi trasporta su Change.org. Ci sarà la petizione, se volete leggetela. Dirà quello che ho detto io, che non vogliamo che tolgano gli account condivisi, che troviamo che sia un'ingiustizia, che comunque è una cosa perché non tutti siamo ricchi, non tutti siamo benestanti. Ma anche quelli benestanti lo fanno comunque condiviso, non è detto. Quindi questo è quello che chiediamo. Niente, dovete solo firmare, confermare l'email e condividerlo. Condividetelo con più persone potete, con chi sapete che dei vostri amici usa Netflix. E niente, questo è tutto. Io vi ringrazio anticipatamente. Mi raccomando, cercate di firmare bene, di vedere se la vostra firma c'è. E niente. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, nella speranza che questa petizione serva. Un saluto e un grazie. Un grazie a tutti.